Il 1995 inizia con delle certezze, ma inizia anche con dei dubbi. Le certezze: il ciclismo italiano ha probabilmente ritrovato un campione vero, probabilmente. I dubbi: Indurain non ci sarà, al suo posto c'è l'elvetico Rominger. Berzin avrà dei punti deboli o sarà ancora l'uomo da battere. Il vernissage rosa è previsto il 13 maggio a Perugia. Pantani si sta preparando in modo maniacale. Sono i suoi preparatori che lo hanno rodato in modo maniacale. Giro del Trentino, poi giro di Romandia, ovvero, per uno scalatore come lui, un riscaldamento perfetto. Il 1° maggio è giorno di festa, ma non per lui. Prima di partire direzione Svizzera, c'è da controllare gli ultimi dettagli, farsi una sgambata. Esce di casa a Cesenatico di mattina presto, in previsione una sgambata di un centinaio di chilometri, poi ritorna a casa per pranzo. E come consuetudine, imbocca la storica via Emilia. Dovrà raggiungere poi le colline attorno a San Marino, solito percorso. È nei pressi di Sant'Arcangelo. C'è un incrocio. Vede una Fiat Punto che sta per arrivare. La vettura non si ferma. L'impatto è di quelli tosti. L'autista imprudente lo riconosce subito, si conoscono pure. Ma ormai il danno è incalcolabile. Ecco il bollettino del dottore. Beh, quando si dice che alla fine poteva ancora dare peggio. Però proprio dietro alla porta dell'ospedale di Rimini c'è un Giro d'Italia che aspetta, mannaggia. Il ragazzo in quel momento è sicuramente confuso. E adesso? Mi toccherà vedere la corsa in TV? Il suo direttore sportivo, Davide Boifava, piomba subito a Cesenatico per vedere e capire la situazione. Niente, si deve andare subito da un esperto dei traumi. Risultato dell'esame? Contusione alla cartilagine a rotulea e soprattutto a un menisco. Insomma, la situazione non è bella. La parola d'ordine è riposo assoluto. A pochi giorni dal Giro d'Italia. Arriva poi il giorno fatidico, o sì o no. È il no a prevalere. Come ha scritto su un libro, a nostro modo di vedere giustamente, un attento e bravo esperto di ciclismo quale Beppe Conti, la storia di Pantani, a guardarla bene in modo molto attento e distaccato, si avvicina molto alla storia di un altro ciclista italiano, Fausto Coppi. Due uomini dall'immenso talento, accomunati da un destino eccezionale e bersagliati dalla mala sorte. Pensiamo a Coppi. Cadeva, si rompeva. Pantani, non faccio paragoni tra Coppi, non, è impossibile. Però proprio come fatto... quanti corridori cadono e si rimettono in piedi. Lui cadeva, si rompeva, credo, ossa fragile. Dopodiché praticamente sfortunato sicuramente, però proprio anche evidentemente una conformazione del suo fisico talmente leggero per poter volare in salita da essere anche estremamente fragile. E quel giro allora del 95? Sarà vinto da Tony Rominger in rosa, dalla seconda tappa sino alla conclusione, quando si dice supremazia assoluta. Berzin, il vincitore dell'anno precedente, al secondo posto, a 4 minuti del vincitore. E per il ragazzo di Cesenatico? Beh, per Pantani è finita anche la tortura, quella di assistere alla sua gara seduto sulla poltrona di casa. La preparazione in vista del grande rientro è stata impeccabile. Adesso il campioncino è pronto. Si raggiunge così per la prima tappa di questa 82esima edizione del Tour il luogo meno francese di tutti e più british di Francia, la Bretagna. C'è subito tanta pioggia, beh, cosa si vuole aspettare dalla Bretagna se non vento e tanta pioggia? E subito tanta Italia nelle prime tappe del nord. Fabio Baldato vince la prima volata, Mario Cipollini la seconda e la terza. A Le Havre è Ivan Gotti la nuova maglia gialla.
e non mi rendevo conto, ma lo si vede anche quando ho messo la maglia gialla, che sono salito sul palco, insomma mi sentivo comunque un pesce fuor d'acqua e un momento comunque che stavo sognando, ero un attimo così preso da, non capivo bene ancora da che parte voltarmi. Vabbè, innanzitutto grazie alla squadra, perché quel giorno ci ho messo la maglia gialla, e grazie comunque alla Gavis che si è riusciti a fare una grande crono, e da lì poi ho avuto la fortuna che sulla caduta di Jalabert di indossare la maglia per pochi secondi. Poi si sconfina in Belgio e sui sali scendi delle classiche del nord fiamminghe, ecco venir fuori il più forte ciclista del momento, Miguel Indurain. Veste la gialla e più nessuno gliela toglierà. Per lui quinto tour consecutivo. Mai nessuno è stato capace di così tanto. E Pantani? Solo due i momenti indimenticabili. Ecco il primo. Decima tappa, di scena, beh, le Grandi Alpi, una tappa massacrante con tre gran premi della montagna da superare, tre gran premi, come dicono i francesi, di hors catégorie, cioè il massimo che le cime alte possano offrire. Nell'ordine, Col de la Madeleine, pensate, Col de la Croix du Fer e, infine, l'arrivo nel paesino che si trova laggiù alle mie spalle, l'Alpe d'Huez. Insomma, dalla padella alla brace, signori. Prima due valichi da infarto e poi l'ultima salita, questa salita, che definirla infernale è dire poco. Ecco, dal paesino di Bourdoisan, possiamo vedere le immagini, alla cima ci sono 21 tornanti, sono 21 tornanti che fanno parte di diritto nella storia di questo sport. È una delle salite epiche del ciclismo. A Bourdoisan cosa succede? Scatta la bagarre come un classico, ci sono alcuni corridori che tentano la cosiddetta fuga, c'è un muro davanti a loro, il gruppetto comunque è lì dietro. C'è la maglia gialla, Miguel Indurain, il grande spagnolo, e di fianco, proprio di fianco, c'è anche l'uomo di Cesenatico, ma sì, c'è anche il leader poi della classifica del Gran Premio della Montagna, la famosa maglia à pois, Richard Virenque, un bravissimo corridore francese. C'è anche un compagno di squadra di Pantani, Claudio Chiappucci. Poi ecco, ne parlavamo prima, la scintilla. Pum, qualcosa succede. Pantani cambia marcia e scatta, sale sui pedali, solo uno lo segue, gli altri sono completamente spiazzati o probabilmente lo lasciano forsandare, perché l'italiano in fin dei conti non è un uomo pericoloso in classifica generale, è in ritardo in classifica, ma è il gesto atletico ad impressionare in quel momento. Alcuni metri dopo è solo, sembra andare in pianura, talmente la sua andatura è sciolta e rapidissima, lineare. Pensate, ogni più o meno ogni 10 secondi supera un avversario e sale, sale, sale ancora. Più nessuno riesce a fermarlo. Supera anche Ivan Gotti, Marco Pantani, impotente Gotti di fronte ad un ritmo così sovraumano. Adesso il Pantani li ha superati tutti, e solo davanti all'Alpe d'Huez e davanti ai 10 chilometri che mancano al traguardo. Non sono pedalate quelle, sono cannonate. Il commissario tecnico di quel momento, Alfredo Martini, dirà a fine gara: io forte così in salita del genere non ho mai visto andare nessuno in vita mia. Sì, certo, nessuno più veloce di lui in questo indimenticabile 12 luglio del 1995. E dire che a pochi metri dal traguardo, lo possiamo vedere nell'immagine, ha pure sbagliato strada, ma sì, ma tanto è davanti chilometri anni luce. Ecco, come in passato per Bartali, Coppi, Gimondi, ecco, adesso per tutti i francesi c'è un Pantani da raccontare ai nipotini, da inserire nei libri di storia, francesi naturalmente, ma non solo. Tutte le truppe televisive del pianeta lo cercano per capire come è fatto questo ragazzo, i suoi segreti, i suoi punti negativi, vogliono scoprirlo, c'è la voglia di conoscerlo pienamente.
Ad una settimana dalla conclusione, la corsa francese entra in un altro scenario, quello dei Pirenei. Si arriva a Cusé-Neige. Sulla penultima salita scatta Rominger, ma il gruppo lo riacciuffa. Poi è la volta di... beh, inutile dire il nome, avete già capito. Attenzione, due biglie all'attacco, Pantani, Pantani, eccolo la grande. Incomincia a scattare da lontano, aveva detto ieri sera... Lascia sui pedali tutto il gruppo, raggiunge il due di testa, li supera come se stesse guidando il motorino e si invola verso l'ennesimo trionfo. Il meraviglioso telecronista italiano che prende il nome di Adriano De Zanna pronuncia una frase che per un amante del ciclismo è molto più di un'icona. Un uomo solo al comando, Marco Pantani. Mamma mia, quanti brividi. Un uomo solo al comando, Marco Pantani. Arriva da solo sul traguardo di Cusé-Neige, da solo come i grandi. In quel momento i giornalisti possono affermare con tanta sincerità: è lui l'uomo nuovo, il grande protagonista di questo sport. Poi il giorno dopo si ammala, si parla di cattiva digestione, il suo tour finisce purtroppo, finisce così, stando nelle retrovie e vincendo la classifica del miglior giovane. Una brutta tegola però avvolge questa edizione del tour. Tre giorni dopo l'ultima vittoria di tappa di Pantani sui Pirenei, accade un fatto incredibile, drammatico. Mentre il gruppo dei corridori sta scendendo dal colle di Porte d'Aspè ad una velocità di circa 80 all'ora, chi ha la peggio è l'italiano Fabio Casartelli, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. Perde il controllo della bicicletta, il povero Fabio cade e batte violentemente la testa contro un paracarro, rimanendo a terra esamine. Sono quelle immagini che rimarranno impressi nella mente a tutti. Quel giovane ragazzo accovacciato quasi in posizione fetale, fermo, immobile, senza vita. Quel sangue che cola sull'asfalto caldo di una maledetta strada pirenaica. I soccorsi sono rapidissimi, ma la botta è tremenda. Casartelli morirà nelle prime ore del pomeriggio. La tappa viene annullata definitivamente. L'arrivo a Pau è molto commovente, la decisione è giusta, sacrosanta. A tagliare il traguardo c'è una sola squadra, i corridori della Motorola, uno di fianco all'altro. Sì, purtroppo ne manca uno. Passerà alla storia anche un'altra cosa. Un dettaglio non indifferente. Quel giorno l'emozione di un grande telecronista preverrà su tutto. E adesso, dopo aver concluso il nostro lavoro di cronisti, lasciateci andare a piangere la scomparsa di un grande amico. Pantani, con tutti gli altri della carovana, viene a sapere della scomparsa del collega amico quando è in corsa. Immediatamente non ha più voglia di continuare. È un ragazzo sensibile, Marco. In questi casi non è neanche una questione di sensibilità, è una questione di umanità. Lo dice senza fronzoli durante un'intervista. Pensivo nei confronti, credo, dei familiari, nei confronti degli amici, credo che bisogna essere leggermente più sensibili, credo, a certe cose, perché sono cose che sono più importanti della corsa, più importanti di tante altre cose. Mi sembra che i francesi non abbiano nemmeno... ieri ho visto delle scene, delle maggiorette... Thank you.
Nella tappa successiva, con arrivo a Limoges, vince un compagno di squadra del povero italiano, vince indicando lassù, per ricordare il povero Casertelli. Quel compagno ancora pochi lo conoscono. Si chiama Lance Armstrong. Il tour finisce così, con il dramma incalcolabile, con Pantani che inizia a stregare i francesi e non solo, e con il quinto giallo consecutivo di Miguel Indurain. C'è adesso da preparare il mondiale in altura, già, in Sud America, esattamente in Colombia. Per preparare al meglio il mondiale, Pantani sceglie di correre la Vuelta, in Spagna. La sua è una semplicissima sgambata, un allenamento. Non gli interessa la classifica finale, gli interessa stare in forma e caricarsi al meglio per l'altura colombiana. Sì, perché finalmente gli organizzatori del campionato del mondo di ciclismo si accorgono che ci sono anche le montagne, proprio così. L'Italia è la squadra da battere. Il CT Martini porta a Duitama corridori tosti come Gianni Bugno, Claudio Cappucci e poi Elli, Cassani, Gotti e naturalmente Marco Pantani. Che gara, ragazzi! Non basta l'altura, si gareggia quasi ai 3000 metri, ma ci mette lo zampino pure il dio Pluvio. Si scatena un'acquazzone tropicale di quelle da film di Indiana Jones. Pantani, che laggiù chiamano affettuosamente El Calvito, beh, non c'è bisogno di traduzioni, è lì e giunge alla fine terzo. Impotente, già, di fronte ad una pioggia che rende l'asfalto troppo scivoloso. E quando l'italiano cerca di scattare, la ruota posteriore, niente da fare, gli va via. Niente, non è proprio giornata. Un grande rammarico, certo, quello di vedere l'azzurro e l'iberico Indurain controllarsi a vicenda, annullandosi reciprocamente. Tra i due litiganti, eccola qua la famosa regola, chi gode alla fine è il terzo, e si chiama Olano. Di quel mondiale c'è da ricordare la debacle di Gianni Bugno e l'eroismo di Cappucci, che in discesa cade ma poi si rialza. Poi cade di nuovo e si rialza ancora. Per finire alla fine dentro l'ammiraglia azzurra, sconsolato, distrutto e probabilmente pieno zeppo di lividi. Indurain era programmato per vincere i grandi giri. Ma le vittorie di tappa non gliene frega. Sì, vinceva il cronometro perché non poteva, era solo. Credo solo. Lui credo abbia solamente vinto una corsa, una tappa, quando non era ancora Indurain. E questa brutta abitudine a non lottare mai per vincere una tappa l'ha pagata anche al mondiale. Olano, che non era un fenomeno, però non era stupido, ha detto: tanto questo qui cura Pantani e compagnia, no? Io vado. E Indurain è rimasto lì. Ha fatto terzo perché pioveva e gli slittava la ruota dietro, altrimenti avrebbe battuto Olano o Indurain quel giorno lì. Gli spagnoli li avrebbe schiacciati. Non poteva alzarsi nei pedali come lui faceva spesso perché slittava la ruota dietro. Ma si sono dimenticati che lui era da solo contro due mastini spagnoli. È il 18 ottobre 1995. Va in scena la corsa più antica del mondo. È nata infatti nel 1876. Quel giorno il giornale pubblicava, pensate un po', la grande novità. L'ora X è per il 25 maggio, come ribadisce il programma ufficiale, tempo permettendo. È il Veloce Club di Milano ad organizzare l'evento, ossia questa corsa di velocipedi, non si chiamano ancora biciclette, tra le due grandi città del nord, Milano e Torino. 150 km da percorrere, tutti possono partecipare. Si parte da Porta Magenta alle ore 4 del mattino. Questa era la prima storica Milano-Torino del 1876. È un 22enne di Milano, si chiama Paolo Magretti. Lui è soprattutto un naturalista, uno studioso di insetti.
Per passione, dalla giovane età, pedala. Pedala ogni giorno. E così per la storia è il primo vincitore della Milano-Torino. È il primo ad arrivare in via Giulio Cesare nelle prime ore del pomeriggio, applaudito, come abbiamo letto dall'articolo, da decine di migliaia di persone. Il primo di 8 concorrenti in tutto. Sì, solamente 8. Percorre così i 150 chilometri che legano Milano a Torino in 11 ore e 15 minuti. Tanti ciclisti sono transitati da queste parti, lungo il fiume Po e la collina torinese in questo ultimo secolo. I pluridecorati Costante Girardengo, con le sue 5 vittorie, un record. Poi Pierino Favalli e gente del calibro di Fiorenzo Magni e Francesco Moser. Ma rieccoci al 1995, al 18 ottobre. È l'ottantesima edizione. Non è tanto importante quello che accade al traguardo, la vittoria comunque meritata di Stefano Zanini, ma quello che succede lungo la discesa che dal Pino Torinese porta in città. Sono gli ultimi istanti della corsa. I seguitori si stanno buttando giù a capofitto lungo la tortuosa statale. Vanno veloce, 60-70 all'ora. Tra questi inseguitori c'è un gruppetto di 3 atleti, ormai distaccati. 2 giovani, davanti Francesco Secchiari, e a chiudere Davide Dall'Oglio. Sì, ma in mezzo a loro due? In mezzo a loro due c'è quello meno giovane, il 25enne Marco Pantani. Il loro viaggiar a tutta velocità è normale in questi casi. Cercano di raggiungere la testa del gruppo. Cercano di recuperare il grave ritardo. Un zigzag fatto di istintività, coraggio. Beh, un briciolo di pazzia. Sono quasi arrivati in Corso Casale. Sono quasi al fondo della discesona. Ecco poi l'ennesima curva. Sull'asfalto c'è una chiazza. In quell'istante Secchiari frena e Pantani lo supera. 2 curve dopo, il campione si trova di fronte a un ostacolo imprevisto. Un fuoristrada che sta andando contromano. L'impatto è inevitabile. È quello uno schianto terribile, un frontale terribile. Pantani letteralmente salta in aria, la bicicletta da una parte, lui dall'altra. Risultato? Dall'Oglio, femore rotto. Secchiari, 3 fratture al bacino. Pantani, gamba spezzata in 2 punti, tibia e perone. Praticamente io penso che lui nel corpo non avesse un pezzo, diciamo così, più grande di un centimetro che non fosse ammaccato. Era nero dappertutto, aveva preso una botta talmente micidiale. I 3 atleti vengono portati subito d'urgenza al CTO. Ecco il referto del primario, il professor Massimo Cartesegna. Pantani presenta contusioni multiple al volto, alla spalla destra, ai gomiti, al ginocchio destro ed una frattura esposta scomposta della tibia e del perone sinistro. È indispensabile un immediato intervento chirurgico per applicare all'arto fissatori esterni assiali. Viene operato sia lui che Davide Dall'Oglio. Invece Francesco Secchiari, che presenta ben 3 fratture al bacino, dovrà restare in trazione e per 3 mesi non potrà camminare. Ma chi è l'imprudente automobilista? Si chiama Paolo Righetti. Secondo le indagini ha ignorato il decreto prefettizio che impone la sospensione del traffico per consentire lo svolgimento della corsa. Insomma, la solita manovra scellerata. L'operazione alla gamba di Pantani si chiude positivamente, ma sono i tempi di recupero a preoccupare un po' tutti. Ci vorranno dai 4 ai 6 mesi. Si parla addirittura di un possibile secondo intervento. Ma la sensazione è una soltanto. A questi 3 ragazzi poteva andare molto peggio. Il conducente Righetti verrà assolto, 2 mesi di reclusione invece per i 2 vigili urbani. E a pensare che quel giorno lì forse non doveva neanche farla. Diciamo che doveva preparare la Lombardia e la cosa migliore era quella di fare una corsa prima della Lombardia e abbiamo fatto quella maledetta Milano-Torino e mi ricordo che l'avevo anche superato in salita perché lui era rimasto in un gruppetto dietro e nel passare l'avevo detto tranquillo. Stai qua, in questo gruppettino, che io poi dovevo andare con lui a vedere il finale della Lombardia 2 giorni dopo. E invece quando sono arrivato all'arrivo, che mi hanno detto che c'è stata questa caduta, subito ho pensato, vabbè, le solite cadute, non è che
Poi invece quando l'ho visto la sera all'ospedale ho capito che poteva essere veramente la fine della carriera di Marco Pantani. Infatti, voglio dire, sembra quasi un paradosso quello che sto dicendo, diciamo anche una bestemmia, ma tra virgolette gli è andata ancora bene in quell'incidente. Sì, diciamo che quando me l'ha raccontata veramente, e avevo anche dei suoi amici poi che me l'ha raccontata com'era, veramente lui è stato anche sfortunato sicuramente perché ha perso un anno e mezzo della sua carriera, però è stato ancora fortunato perché la macchina che veniva su in senso inverso era veramente una grande macchina, non una macchina normalissima, e veniva su abbastanza velocemente e lui scendeva a 70 all'ora, perciò pazzesco. È stato proprio uno sconto frontale, perciò poteva rimetterci anche di più. Allora, io ho sempre detto che lui con le sue capacità vinceva e si guadagnava queste vittorie. Da quell'altra parte aveva la sfortuna che gli toglieva molte volte quello che gli aveva, che lui si era guadagnato. Perché io l'ho visto proprio già da juniore, si aveva avuto cadute abbastanza brutte, aveva già qualche cicatrice vecchia che se la portava dietro. E poi da dilettante anche lì è stato sfortunato più di una volta queste cadute abbastanza così, ma sempre cadute che non erano colpa sua. L'abbiamo saputo subito, tant'è vero che io non solo sono andato subito in ospedale, ma mi sono fermato a Torino a dormire e il giorno dopo sono andato in ospedale a vedere così. Ed era con suo padre che era fuori con il camper. Ecco, Torino è stato probabilmente l'apice della sfiga. Ed è stato anche la causa della cattiva stampa che si è creata nei confronti di Pantani. L'incidente della Milano-Torino, quel crash, è stato terrificante per l'uomo Marco Pantani. Non solo conseguenze atletiche, ma anche strascichi giudiziari. Dovrà rispondere dell'accusa di frode sportiva. Per la precisione, l'accusa sosterrà che in quella occasione fece uso di doping, della famigerata eritropoietina, l'EPO, una sostanza in grado di aumentare la produzione di globuli rossi nel sangue. Di conseguenza più ossigeno ai muscoli, di conseguenza miglior prestazione sportiva. Secondo l'accusa, il corridore al momento del ricovero a Torino aveva i valori del sangue assolutamente superiori a quelli consentiti. Ematocrito pari a 60,1, molto al di sopra del valore normale. Poi questo valore bruscamente scenderà il giorno seguente. Molti esperti si fanno la domanda: come mai questo brusco cambiamento? Si tratta soltanto di una forma di anemia, come si dice ufficialmente, o c'è dell'altro? Un'anemia che costringe così i medici del CTO di Torino a sottoporre il ciclista romagnolo a una trasfusione. Trasfusione che velocemente fa migliorare la condizione di salute di Pantani. Tutto questo suscita dubbi, suscita perplessità e nuove accuse. Pantani così viene accusato di aver cercato di vincere la Milano-Torino con mezzi illeciti. Nel 2001, 6 anni dopo l'incidente, arriva la prima condanna, 3 mesi di carcere con la condizionale. Ma pochi mesi dopo, la Corte d'Appello di Bologna revoca tale condanna. Pantani viene assolto per non aver commesso il fatto. Tutto questo, fa imbestialire il ragazzo. E si sentirà sempre più perseguitato. Da quell'ottobre del 1995 Pantani è un ciclista moralmente distrutto, dunque fisicamente distrutto. Deve ricostruirsi, deve ripartire quasi da zero. La strada del recupero è lunga. In questo anno sabbatico, targato 96, in quest'anno senza gare, dal punto di vista psicologico arrivano degli aiuti. Innanzitutto una lunga riabilitazione e un lungo recupero che viene seguito da un fisioterapista di grande valore, Fabrizio Borra. Per il giro di quell'anno, diventa persino cantante. Cosa si fa per tirar su il morale?
L'azienda Mediaset, che detiene i diritti, crea la sigla di apertura con Pantani protagonista. E adesso pedala, il titolo del jingle, la canzoncina che tutti canticchiano durante la primavera del 96. È allegra, è simpatica, e poi c'è il suo viso come marchio di fabbrica. Vorrei restar sempre così, in maglia rosa e poi il vento e le moto sorpassano. La fatica tocca solo a me, ma ho voluto la bici adesso. A perdere tutto il 96 e un po' del 97, perché quando poi stai fermo un anno non è che riparti e vinci subito. Io credo che gli manchino, diciamo che nella carriera di Marco Pantani forse 3-4 anni gli mancano di sicuro, perché lui poteva veramente aver vinto molto di più, perché proprio la sfortuna si è un po' accanita contro di lui. Già, il Giro 96, che parte da Atene, dalla Grecia. Si deve festeggiare il centenario dei primi giochi olimpici dell'era moderna. È un'annata ciclistica questa, che segna un cambio generazionale. Il primo ciao è a Indurain, che disputerà il suo ultimo tour, ma senza vincerlo. Volti nuovi, come Olano, connazionale di Indurain, già entrato da diverse primavere nel gota del pedale. Come il russo Pavel Tonkov, che vincerà questo giro del 96. Il corridore si allena, recupera e conosce in una discoteca di Cesenatico una bella bionda danese. Lui ha le stampelle, ha ancora qualche livido in faccia, lei è bella come il sole, studia all'Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Non sa praticamente nulla di ciclismo, quello che ha di fronte è un simpatico romagnolo dallo sguardo tenero. C'è feeling, benissimo. Sarà poi Cupido a fare il lavoro successivo. ...1997 è quella nuova maglia, bella visibile, tutta gialla. Quella squadra nuova, quei compagni nuovi. Proprio così, dopo 5 anni alla carriera jeans, ecco spuntare una nuova squadra, la Mercatone 1, patrocinata da Romano Cenni e costruita attorno al ragazzo di Cesenatico. Perché tutto deve quadrare, tutto deve essere perfetto per vincere le benedette corse. Il direttore sportivo è Giuseppe Martinelli, uno che conosce bene Pantani, lo ha avuto già un po' alla carriera. Attorno al ragazzo di Cesenatico c'è Roberto Conti, Sergio Barbero, Oscar Pelliccioli, tutti esperti di montagna, dunque veri compagni di viaggio del capitano. Poi c'è uno che, quando si parla di aiutare il capitano, mamma mia, si rifiuta categoricamente di dire di no, come se fosse quella la missione più importante della sua vita. Si chiama Marcello Siboni. E poi c'è un ragazzo molto promettente, Stefano Garzelli. Addetto alle pubbliche relazioni c'è l'ex corridore Davide Cassani, che di lì a poco sarebbe andato in Rai a commentare le corse e poi successivamente sarebbe diventato commissario tecnico della nazionale italiana. Per prepararsi al gran ritorno delle corse a tappe, Pantani per la prima volta intraprende la strada del nord per partecipare alle classiche belghe. Non tutte, per carità, non ne avrebbe le forze, ma alcune, come la Freccia Vallone e la Liegi-Baston-Liegi. Quinto posto nella prima, ottavo nella seconda, beh, niente male. Un buon riscaldamento, dicono dentro l'ammiraglia della Mercatone. Eccolo il giro. 80ª edizione, una cifra bella tonda. E una città meravigliosa, sede della prima tappa. I rettilinei del Lido di Venezia e la velocità pura che diventa protagonista. Velocità che nel ciclismo, in questi anni 90, significa soltanto una cosa. Mario
Cipollini. Non è che sia un inizio pianeggiante quello di Pantani, no. Già lungo i rettilinei del Lido, ad un certo punto cade un suo compagno di squadra, Simone Borgheresi. Il gruppo si sfalda dunque, il Panta rimane dietro. Dopo due giorni già una cronometro, anzi una cronoscalata. Sono quelle, oddio, montagne ben conosciute da Pantani, montagne scalate quasi ogni giorno durante gli allenamenti, da Sant'Arcangelo a San Marino. Il più veloce è un russo, Pavel Tonkov, è un Tonkov più maturo degli anni precedenti, più completo. La maglia rosa è tutta sua. Pantani perde ancora tanti secondi. Si ridiscende la Pella Penisola, si arriva sul Monte Terminillo. Pantani sta sempre a ruota della maglia rosa Tonkov. Sembra pedalare meglio, sembra tonico, sembra presente. Sembra, ma ha ancora un po' di ruggine. Lo ammetterà anche lui a fine gara. Un pochino meglio, però ancora non sono al massimo della brillantezza. Speriamo che andando avanti trovo il colpo di pedale giusto. Il 24 maggio poi si arriva a Cava dei Tirreni, percorrendo una delle strade più tortuose d'Europa, quelle della costiera amalfitana. Si deve percorrere un valico. E ridiscendendo da quel valico, ecco quello che nessuno si aspetta. La discesa è quella del valico del Chiunzi. Strada stretta, classica di quel posto. Ad un certo punto un gatto, per di più nero, così parlano le cronache, attraversa la strada. Non in un momento qualsiasi della giornata, no no, nel momento nel quale Marco Pantani transita con la sua bicicletta. Proprio in quel momento. Sembra una sceneggiatura di un film noir, ma neanche un grande regista avrebbe un tempismo così cinico, così spietato. C'è la caduta, molti cadono a terra, compreso il romagnolo. Tutto quello che viene dopo, tutto quello che dopo ci regala la telecamera, è qualcosa di commovente, da libro cuore. Tutti i ragazzi della Mercatone 1 che aiutano il capitano a rialzarsi, a rimettersi in carreggiata, a riprendere la pedalata. Ed è una pedalata forzata, sofferente, piena di lacrime. In quel momento ci sono migliaia di tifosi che vorrebbero spingere, aiutare con tutta l'anima quel ragazzo sfigato. Vorrebbero dirgli: «Dai, ti prego, non mollare, siamo con te». Quell'immagine del valico del Chiunzi è un'immagine anche tenera. Soldati che cercano di aiutare il loro generale. Saranno ammoniti dalla giuria quei compagni di squadra. Il regolamento non ha pietà. Non si può spingere un altro atleta. Già, meglio comunque arrivare al traguardo. Chissà che la notte non porti consiglio. Sarà una brutta notte invece, anche perché non porterà buoni consigli, anzi porterà solamente un referto medico spietato. Nessuna rottura, ma c'è una lacerazione del bicipite femorale sinistro. 10 giorni per il recupero totale. Meglio lasciar stare tutto e arrendersi. Mancano 40 giorni alla partenza dell'altra corsa, il Tour de France. Troppo pochi, 40 giorni? Pantani è senza parole. Ma perché capitano sempre a me? Bella domanda. Il Giro così perde per colpa di un gatto il simbolo, ma non fortunatamente le belle news. Cipollini che arriverà a Milano con la maglia ciclamino, quella della classifica a punti, beh, è una bella news. E Ivan Gotti che si porta a casa la maglia più prestigiosa, quella tutta rosa. 6 anni dopo l'ultima supremazia italiana di chioccioli, Gotti è la manna
che viene giù dal cielo. La Saico credeva in me, infatti abbiamo fatto hanno impostato una squadra tutta su di me, su Cipollini, e penso che non abbiamo deluso, perché Cipollini ha vinto un sacco di gare, di tappe quell'anno, e io insomma ho avuto modo di giocarmela con Tonko fino alla fine. L'inizio del tour del 1997 è molto particolare. Le vere protagoniste sono le cadute. Si parte dalla Normandia, si parte da Rouen, e ogni santo giorno c'è da registrare un serio problema fisico. I ciclisti vanno giù come birilli. Piccolo bilancio, ritirati nell'ordine: Berzin, clavicola fratturata, Gotti, ma anche Bartoli e Rominger. Tutta gente di prim'ordine. Si va veloce, e come se si va veloce! Sono prime tappe all'insegna degli uomini jet, dunque all'insegna, beh, di un uomo soltanto, il re leone Mario Cipollini. Maglia gialla per ben 4 giorni. Da raccontare ai nipotini. Dicevamo delle tante cadute, stranamente sono cadute che non coinvolgono più di tanto Pantani. Strano ma vero. Miracolosamente si rimette sempre sui pedali in tutte e tre le settimane di gara. Ma non ha gamba, come si dice in gergo, non riesce a ritrovare il suo ritmo, è demoralizzato. Prima dell'arrivo delle montagne accumula un ritardo dal primo, il tedesco Jan Ulrich, di ben 3 minuti e 44 secondi. Sui Pirenei è ancora il tedesco il protagonista, poi dopo la grande prestazione del teutonico alla cronometro di Saint-Étienne, ecco il 19 luglio. Certamente 19 luglio da Saint-Étienne all'Alpe d'Huez, che è un po' come dire, beh, si ritorna a casa di Marco Pantani, o meglio nella salita di casa sua. I dubbi sono innanzitutto, è tutto come prima? Le cadute del passato hanno un pochettino rovinato il motore e la carrozzeria del pilota, del bolide? Beh, quando si arriva a Bourdoisan, il solito punto d'incontro prima del muro, sono ancora tutti lì, tutti compatti, tutto il gruppo è ammassato, poi inizia la salita tra le più dure del mondo, lo sappiamo. Nei primi tornanti Ulrich, il tedesco, fa la sua andatura, davvero diesel, sale diciamo in progressione, senza strappi, senza grossi numeri spettacolari. D'altronde non è il tipo a fare cose fuori dal comune, il tedesco Jan Ulrich. Poi cosa succede? Passerà alla storia una frase di un famoso e simpatico corridore francese, Laurent Jalabert, il quale dice, lui era lì nel gruppo in quel momento all'inizio della salita, assiste a quell'attimo e dice proprio questo. Quando l'ho visto scattare in quella maniera mi sono voltato dall'altra parte e ho pensato, eccolo lì, ci risiamo. Ebbene sì, signori, ci risiamo, ragazzi. Il romagnolo, dopo una curva a destra, un tornante a destra, scatta e nessuno ha la forza e il coraggio di seguirlo, né tantomeno la maglia gialla, che ha ormai, beh, non soltanto molti minuti di vantaggio in classifica generale, inutile sprecare energie, però soprattutto ha capito una cosa fondamentale, che per seguire già una locomotiva bisogna essere semplicemente un po' toccati, un po' matti. Non serve a nulla, dunque, signor Pantani, parta pure, noi esseri umani rimaniamo qui. Praticamente è bellissima la scena, c'è il tedesco che continua a andare avanti mani sul manubrio e sedere sul sellino, la classica posizione tradizionale, l'italiano che invece è praticamente in piedi sulla bicicletta, come se stesse percorrendo una banalissima salita. Già, invece la semplicissima e banalissima salita, signori, si chiama Alpe d'Huez, mica pizza e fichi. Pantani quei 21 tornanti storici li aggredisce come mai aveva fatto in passato, come mai nessuno fino ad oggi riuscirà a fare. Tempo della ascesa.
mostruosità, un tempo sovrumano. A guardarlo sembra un robot, un Superman, la gente praticamente impazzita guardandolo. A bordo strada ci sono scene che raramente, o meglio era da anni, non si vedevano in questo sport. Curiosa una cosa, vista naturalmente al traguardo, la cosa curiosa. L'esultanza di Marco Pantani, non c'era quella grande soddisfazione, ma una grande grinta trasformata in rabbia, un urlo liberatorio, chiamiamolo così, della serie basta con le ingiustizie, basta con le sfortune, voglio vincere nella mia maniera, alla mia maniera e basta. Vittoria e dunque grande balzo in avanti in classifica generale, adesso è terzo. Chapeau, una giornata perfetta, condita persino dai complimenti ricevuti niente poco di meno al telefono da un certo Gino Bartali, fresco 83enne. Quanto mi somiglia questo ragazzo quando risale una montagna. Quello, io penso che quella dell'Alpe d'Huez, la seconda volta nel 97, sia stato come una liberazione per lui, come per dire sono di nuovo un campione. Io penso che per lui quella sia stata la vittoria più bella. Ma penso che sia la vittoria più voluta da Marco. È la più bella secondo lei? Credo di sì, perché l'urlo di Marco Pantani sull'Alpe d'Huez è qualcosa di incredibile. Lì ho visto Marco la sera in hotel, forse una delle poche volte nella sua vita, veramente essere contento, fino in fondo, veramente, perché lì ha capito che era ritornato, dopo la Milano-Torino era ritornato e che poteva ancora vincere, e veramente, perché noi quell'anno lì al Tour siamo andati perché il patron del Tour mi aveva chiamato proprio una quindicina di giorni prima, mi ha detto, oh, mi raccomando Martinelli, perché non lo vedo tanto bene Marco. Oh, io ho preso la Mercatone, ma guardate, non fammi lo scherzo, stai tranquillo. E poi veramente Jean-Marie Leblanc è venuto a farmi i complimenti. Ci pensiamo noi. Ci pensa Marco. Ci credo. E poi sono andato anche all'Alpe d'Huez. Che siamo partiti così, con i pantaloncini corti, siamo arrivati là, un freddo bestiale. E poi ci ha fatto entrare, salire in albergo, fare due chiacchiere con lui. E diciamo quella vittoria anche dal punto di vista professionale mi fece pensare, cavoli, se ci riesce Marco a riprendersi, anzi se c'è riuscito Marco a riprendersi da quel grave infortunio, a vincere così distaccando tutti, ce la devo fare anch'io a superare l'esame d'avvocato e a studiare in un periodo estivo dove la maggior parte della gente invece è in vacanza. Per cui è stato anche da stimolo per la mia professione. E poi ho avuto anche la fortuna dal punto di vista professionale, dico, di averlo poi potuto aiutare nelle sue, diciamo, vicissitudini giudiziarie. Basta aspettare alcune ore per capire che la storia di questo ragazzo non è come quella di tutti gli altri. No, la storia di Pantani è fatta di sali e di scendi. Metafora della vita, metafora del ciclismo. Dopo l'impresa dell'Alpe d'Huez, appena vista, viene colpito il ragazzo da una bronchite e gareggia malissimo nella tappa per raggiungere Courchevel. Se non migliora, è inutile che sto qui a rischiare di prendere qualche cosa di peggio, insomma. Adesso vediamo questa notte. E se riusciamo a sfiammare, ma io sono poco fiducioso perché, come ho detto, sono partito che avevo questo problema, ho fatto gli antibiotici e sembrava che dopo una settimana fosse migliorato e poi adesso è ripeggiorato ancora e credo che difficilmente. Dopo Courchevel c'è un'altra tappa che potrebbe essere molto interessante. Arriva a Morzin, in Alta Savoia. Il ragazzo sembra ritornato a se stesso, la bronchite sembra ormai un lontano ricordo. Solito scatto e avversari lasciati sul posto.
poi è la solita musica, lui solo, davanti, e di fianco i tifosi impazziti di gioia. Il terzo posto in classifica generale è più saldo che mai. Arriva a Parigi con la consapevolezza di essere stato all'altezza. Vince Ulrich, alle sue spalle un ottimo scalatore, come il francese Richard Virenque. E terzo lui, l'omino di Cesenatico. Vero fiore all'occhiello di una prestazione italiana bella e competitiva. Il giro del 1998 parte da Nizza, una costa azzurra che abbraccia il 16 maggio la Corsa Rosa con un meraviglioso sole di primavera. Tutti sulla storica promenade, quella passeggiata degli inglesi, famosa in tutto il mondo per vedere da vicino i più forti pedalatori del pianeta. Il programma prevede appena 7 km di cronometro. Beh, a dire il vero è una passerella di presentazione. Cosa possono regalare 7 km il primo giorno? Poco! Ma è bello esserci, per i numerosi turisti, per Marco Pantani, per Alex Zulle, elvetico, che vestirà la prima maglia rosa. Pantani, Nizza a parte, nelle altre successive tappe inizia a stuzzicare gli avversari. È durante la 13ª tappa che da Carpi porta tutti a Schio che il romagnolo combina una frittata. In una discesa cade a terra, fortunatamente nulla di grave. Per una volta è lui a dribblare la mala sorte. La dribbla così bene che il giorno dopo fa quel che fa, appena inizia la salita terribile sulla montagna che porta a Piancavallo. Lui scatta, c'è solo Tonkov alla sua ruota. Sarà così sino alla fine. 13 secondi di vantaggio per il pirata. Molti pensavano a qualcosa in più. Chissà se Pantani in quella salita abbia veramente voluto solo assaggiare le forze dell'avversario, senza esagerare. O forse si sentiva ancora non al top. Se lo chiedono in molti, la maglia rosa comunque è sempre di Zulle. Il pirata è al secondo posto, distaccato di 22 secondi. Le Dolomiti sono ormai lì, a due passi, a un batter d'occhio. Stanno arrivando, signori, le mitiche montagne. Due giugno 1998. Eccole finalmente le Dolomiti. Si alzano davanti alle ruote taglienti come pugnali. È un menù ricchissimo di storia, questo del 2 giugno del 98. Quattro gran premi della montagna. Passo Duran, il Forcella, il Fedaia, Marmolada, e la Cima Coppi, il Sella. Andiamo con ordine. Quando tutti partono da Asiago, la maglia rosa è Alex Zulle. Dietro c'è Tonkov a 2.02. Terzo Bettini a 3.29. Come si può notare, Pantani è ancora dietro, non è neanche sul podio provvisorio. Ma è il 2 giugno oggi. Un momento sempre particolare per l'Italia. Tutto può accadere. Già dai primi chilometri si capisce una cosa: la maglia rosa non è in giornata. L'elvetico è un po' sfortunato per via della foratura e le gambe pesanti. Difatti rimane sempre nelle retrovie, Zulle, anche quando ci si avvicina al primo grande bivio di giornata. Ecco l'ascesa verso il passo Fedaia Marmolada. Con Zulle claudicante, diciamo così, gli altri ne approfittano. È la legge del ciclismo, baby. Qui, in cima alla Marmolada, Zulle arriverà con un distacco di 1.22 dai fuggitivi.
Pantani controlla egregiamente, aiutato dai suoi compagni di squadra. Non è ancora finita, siamo solo all'inizio. È nella discesa verso Kanazei, in questi tornanti che il pirata inizia ad attaccare. Raggiunge i fuggitivi e aspetta. Davanti a lui c'è la cima Coppi. Ragazzi, passo sella, 2000 e tot metri, meglio non saperlo. Pantani quel giorno arriva qui da solo assieme ad un suo compagno di pedalata. Non erano compagni di squadra, ma di pedalata, Guerini. Vedremo poi cosa farà Guerini durante il proseguimento della discesa, dal passo sella fino a Selva di Valgardena. Mancano circa 20-25 chilometri all'arrivo di questa meravigliosa tappa. C'è stata la Marmolada, il Fedaia e poi questo passo sella. Pantani arriva qui primo con un distacco pazzesco, pazzesco, di vantaggio sulla maglia rosa, o meglio la maglia rosa è in ritardo, ha un ritardo pazzesco da Pantani. Quando arriva qui Marco è virtualmente maglia rosa per la prima volta nella sua carriera. È un sogno che si realizza a due passi da luoghi incantevoli delle Dolomiti. E adesso la discesa finale, ne vedremo ancora delle belle, fino all'arrivo. Giugno, da Selva di Valgardena all'Alpe di Pampeago. Il duello infiamma ed emoziona tutti. Difficile rimanere impassibili di fronte al testa a testa tra Pantani e Tonkov. È un osso duro il russo, taglia il traguardo per primo, l'italiano gli arruota. Tutto ancora possibile, visto che sta per arrivare ancora una tappa di montagna. Era un giro anche abbastanza non duro duro proprio, perché era un giro che, guardando i giri d'Italia che ci sono attualmente, Pantani forse sarebbe andato veramente a spasso con tutte le salite che ci sono adesso. Una volta erano un pochino meno salite, perciò bisognava inventarsi qualcosa di importante. Poi abbiamo trovato anche una squadra forte, la Mapei, cioè una squadra certo. dove sapevano che l'uomo da battere era Pantani, perciò avevamo anche insomma della gente molto forte contro di noi. Io quando ho visto anche la famosa sfida con Tom Fokoff, io davanti al televisore mi sono detto presto o tardi lo distacca. Presto o tardi lo distacca perché lo martella talmente tanto, ma è il Pantani normale, cioè lui era così veramente. Ma era, per me era già così da juniores, era già così da bambino.
C'è ancora il traguardo di Monte Campione. Questo 4 di giugno è uno di quei giorni indimenticabili per gli amanti di questo sport. Prima di una curva a destra lo si vede scattare. Tonkov capisce bene che sarebbe meglio seguirlo, se no saranno dolori. È questa una salita tosta, una salita che fa venire male alle gambe soltanto a vederla. Figurarsi percorrerla a quell'andatura dopo quasi 3 settimane di giro. Sono loro due a catalizzare la tensione. Poi il russo si arrende. E l'italiano cosa fa? Vede l'avversario balbettare e parte come un treno. Un'impresa semplicemente memorabile. Ero mezzo svenuto, attaccato alla rete così, ero diventato bianco come sto foglio. Credo che sì, perché è stata una battaglia dall'inizio, per i 20 km di salita, è stato uno scatto dopo l'altro, perché a Tonkov non era mica l'ultimo arrivato. Grandissimo ciclista. Grandissimo ciclista. Marco era fatto così. Se la ricorda bene quel giorno di Montecampione. Credo sì, che perché l'abbiamo un po' anche studiata a tavolino. Era forse, posso dire, che è stata una delle pochissime salite che Marco è riuscito ad andare a vedere. Hai perché capito? Non lo sapevo questo. Forse l'avevo un po' anche abbindolato e gli ho detto che bisognava andarla a vedere perché era una salita che era lunga, era insidiosa. E allora siamo venuti a Bergamo a fare una gran fondo di Felice Gimondi e poi durante la gran fondo abbiamo detto vabbè, passiamo vicino al lago di Iseo, dai andiamo su a vedere Montecampione, e siamo andati a vedere Montecampione. È una delle pochissime salite che forse è andato a vedere davvero, perché lui non era propenso ad andare a vedere le salite perché diceva tanto farle bisogna farle uguale, perciò certo. Se la conosco magari non riesco a fare quello che voglio fare io, voglio essere un po' anche uno che mi improvvisa qualcosa, hai capito? Invece conoscendola magari è un po' più difficile inventarsi qualcosa. È un paradosso, ma la penultima tappa offre a tutti una grande sorpresa. Offre un Pantani forte, pazzesco, anche alla cronometro. Riuscirà addirittura ad amministrare il vantaggio su Tonkov di 1 primo e 28 secondi. Il giro è suo. Il sogno si è avverato, signori. Milano gioisce per l'impresa di questo pirata, come da anni non faceva per un ciclista. Credo un giro vinto non solo da Pantani, e proprio ci tengo a dirlo, ma da tutti quelli della mia squadra che dalla prima tappa all'ultima hanno veramente sacrificato il loro giro pensando soprattutto a me, pensando di proteggermi quando lo era opportuno, cercando di consigliarmi in camera con l'esperienza di uomini come Potenzana, come Conti. Ringrazio tutti e soprattutto ringrazio la mia voglia di fare, la mia voglia di dimostrare di essere ancora forte nonostante quello che mi era successo.